Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui con la mia mamma a fare la ribollita. Io non l'ho mai fatta, quindi mi avvalgo della conoscenza della mamma. Allora, una volta. Come vedete ci sarà un milione di ingredienti. Ve li dico: cavolo nero, concentrato di pomodoro, sedano, cipolla, carote, patate, verza, fagioli normali, cannellini, fagioli cannellini che abbiamo frullato, la metà della quantità che poi vi scriverò sotto, pane toscano raffermo, sale, pepe, olio, ovviamente come tutte le ricette. Quindi si comincia da soffritto di cipolla. Quindi si sposta tutto e ci si vede per il soffritto. Certamente la cosa importante in questa minestra zuppa sei il cavolo nero e i fagioli, e le altre sono ingredienti per insaporirlo un po' di più. Però che viene fatta tipo una sorta di minestrone prima, poi viene arricchito col pane, ribollita, appunto dal nome ribollita, nel tegame va ribollita dopo, il giorno dopo. Tempo di pulire e si comincia. Eccoci, si parte. Vai, si mette olio. Un po' di olio in una padella ampia. Ampia, molto ampia, anche più alta se uno ce l'ha. Un po' d'olio ci vuole. Perché all'inizio poi la verdura è tutta gonfia, poi perde liquidi. Esatto, la cipolla. E si fa un più semplice soffritto. Ma nemmeno più di tanto, perché tanto poi deve cuocere più di 2 ore. Si fa un po' appassire. Io ho l'abitudine di rigirarlo sempre perché ho paura che mi si attacchi. Esatto, che attacchi. E quanto si fa cuocere? 5 minuti, 10 minuti più o meno? Sì, un 5 minuti, non di più. Okay. Quando si vede la cipolla comincia a appassire, ecco, basta che appassisca. Chiaramente non deve bruciare, questo è fondamentale, come tutti i soffritti. Ok, sono passati circa 5-6 minuti. Sì, la cipolla si è un po' imbiondita appena. Un po' appassita. Bene. Ora buttiamo il sedano, così grossolanamente. Ok. Non è un battuto, non deve essere un sugo, non è un sugo questo. Si fa prendere un po' di calore e poi buttiamo l'acqua. Perché questa veniva fatta con gli avanzi di tutti gli ortaggi e le verdure, quindi venivano anche scattivate molto da quello che era buono. Sì, tutti gli avanzi, quindi... proprio. Era una minestra povera, ora è diventata invece. Sì, esatto. Anche le quantità, io vi metto quello che abbiamo usato noi, che abbiamo misurato per scriverle, però se c'è un po' più di sedano, un po' più di carota, un po' più di cipolla, insomma alla fine viene bene lo stesso, non è una scienza, insomma, non è un dolce. No, ne viene di più, ne viene meno, ma non interferisce nella cottura. L'importante è che il cavolo nero abbia preso freddo, quindi prendetelo quando è bello scuro, anche al tatto si sente, è duro, quasi gommato, ok? E quindi vuol dire che ha preso il freddo e che è più saporito. E il pane, ovviamente ci vuole un bel pane toscano cotto a legna che tenga tutto il brodo, tutto quello che poi dopo lì verrà messo. Che poi non venga moscio, perché sennò viene moscio. Comunque, viene molle. Anche se viene dopo bagnato, il pane mantiene la sua struttura, non viene una pappa. No. A questo punto si buttiamo l'acqua. Si alza un po' e si mette l'acqua. Metto l'acqua. Anche l'acqua, occhio, perché dipende poi dalle verdure. Comunque un paio di litri in questo caso. Secondo me ne serve ancora, sì. Io poi sono un po' emozionata perché cucinare con i miei figlioli è una cosa. Non siamo molto compatibili. No, non siamo compatibili. Cucinato poche volte. Sì, cucina no. Allora. Basta così l'acqua? Per ora sì, oddio. Okay. Vediamo col cavolo dopo come viene un po'. Ovviamente se avete del brodo avanzato ce lo potete mettere. Sì, brodo come vi pare. Quindi sale. Un po' di sale, anche questo poi. A occhio. Non ce lo metti? No. Ecco fatto. Ora che si fa? Aspetta, si fa un po' uno scaldare, non importa. E poi si mette gli altri. Si passa al cavolo nero, la verza e. Ok, quindi un paio di minuti e ci siamo. Sì, e ci siamo. Allora, l'acqua si è scaldata. Ora entriamo il concentrato di pomodoro. Anche questo tutto a occhio. Comunque. Comunque la dose più o meno. Che venga un paio di cucchiai. Sì, deve colorare un pochino. Un po'. Sì, deve colorare un po' la minestra, perché sennò verrebbe un coloraccio. Poi, sale non ce lo metti? Sale sì, giusto, okay. Scusatemi. No, dopo. Io quando uso il pomodoro ce lo metto sempre un pochino di sale. Sì, è vero, anche nella conserva. Ok. Allora, la verza. Sì. Io faccio tutto con le mani, anche sono pulitissime. Sì. Tanto posso immaginare. Scusi, sguattero, una gelatina. Sì. Vedi, prende un pochino di colore. Se poi piace più il rosso non l'aggiunge. Ok.
eventualmente se non ci avesse pomodori può mettere anche pomodori, sì, ma ora d'inverno insomma sanno di poco, sanno di nulla. E da il capolero d'estate non c'è. Questa è una minestra invernale. Sono poco compatibili. Vedete, si va col cavolo nero. Vedete, guardate com'è bellino il cavolo. Sì. È delicatissimo questo. E questo è quello che dicevo io prima, scusa, ti lungo la foglia. Sì. Vedete com'è fatto? È così, è scuro e ha una consistenza quasi gommosa, passatemi il termine. Si butta dentro. È particolare il cavolo nero perché sotto rimane addirittura asciutto, incredibile. Vedete che volume, ma poi sparisce tutto. Sì, ecco, la pentola voluminosa, come si diceva prima, serve più che altro per questo passaggio qui. Poi appena inizia a perdere un po' di liquidi, sì, vale, come perde oltre il 70% della sua... Come tutte le verdure, eh? Ok. Io più cavolo nero c'è, fagioli, è proprio quella là, è fondamentale. Si sta bollendo, sicuramente servirà altra acqua, lo dico subito. Tanto sì. La preparo? Sì. Anche perché quella la potete, insomma, la scaldate, la potete aggiungere anche dopo, non è un dolce che deve essere, ci deve essere una regola precisa. Io ho l'abitudine purtroppo di fare tutto a occhio. E poi buttiamo la metà dei fagioli, è frullata. L'altra metà invece, il fagiolo intero, verrà messo quasi alla fine, perché così rimane intero, uno quando mangia questa ribollita trova il fagiolo intero che è più buono. Questi sono frullati, questi qui sono fagioli cannellini, quelli già pronti, sì. In barattolo, diciamo così, frullati con tutta la loro acqua. Sì, sì. Che da noi si dice la broda dei fagioli. Broda che è importantissima. Che è quella che poi dopo c'ha più sapore di tutto, quindi se fate i fagioli in casa ovviamente dovete utilizzare... Sì, non buttare via l'acqua di cottura al posto anche dell'acqua stessa, giusto Mamma? Sì, 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 la broda, appunto il brodo, detto a fagioli, no? Broda. È fondamentale quella perché ha tutto il sapore. Tutto il sapore. Quindi adesso deve riprendere il punto di bollore. Bollore, la passiamo. E poi si aggiunge le ultime cose. Sì, le ultime cose, fra un quarto d'ora aggiungeremo le carote. Si vede tra un quarto d'ora fra per un quarto i prossimi d'ora, esatto, i prossimi inserimenti. Esatto. Rieccoci. Eccoci. Allora, passata la mezz'oretta. Nel frattempo abbiamo aggiunto il sale. Il sale perché la scioccola abbiamo assaggiato. L'aspetto vede già abbastanza. Insomma ci siamo, che tra il pomodoro, e la broda dei fagioli, sì. Comunque un po' di colore le lo danno. Le lo date, perché sennò viene qui grigio, un po' brutto, più sì. Bello così, perfetto. Ora comunque c'è anche le carote. Sì, ora buttiamo allora. Bene. Le patate tagliate a fettone così, perché si devono sfare, ma non proprio a pappa. Completamente, perché quella deve cuocere un'altra oretta e mezzo. Un'oretta e mezzo e poi va appunto risaltata. Le carote. Sempre tagliate così a fettone, a pezzettoni, ecco fatto. Ci metto un po' di sale sopra? Aggiungo un po' di sale perché la patata richiede sale, ecco fatto. Uno volendo può aggiungere anche un po' di pepe, non lo so, te Simo, io ce lo metterei, però no, io non ce lo mettevo, allora, ma quello è fare. Sempre a gusto delle persone, un pochettino. Se mai si metterà sopra, sono... Sì, dopo, sì, chiaramente, dopo olio, pepe, tutto. Quindi ora si fa riprendere il bollore, si ricopre e si fa cuocere a questo punto un'oretta e mezzo, perché in tutto va su 2 ore e mezzo di cottura. Manca ancora i fagioli quelli interi, che però si lasciano proprio gli ultimi 10 minuti. Sì, gli ultimi 10 minuti. Se no si sfanno anche quelli. Sì, invece devono essere un po' interi quelli, devono avere. Bisogna sentirli mentre uno mangia la ribollita, ecco fatto, eccola qua, questo è l'aspetto fatto. Perfetto, quindi ora si copre e ci si vede tra un'oretta e mezzo abbondante. Ok. Giusto per i fagioli. Sì, sì, esatto, a fra poco. Rieccoci. Eccoci. Quindi passato un'oretta e mezzo. Un'oretta e mezzo abbondante, sì. Abbiamo messa sul fuoco più piccolo, più basso. E ora aggiungiamo i fagioli. Riassaggiato di sale, certo, logicamente aggiornato. Poi si mette i fagioli interi con tutto il liquido, la broda famosa di prima. Ecco fatto, ok. Poi si fanno scaldare pochi minuti, sì, si amalgama e tutto. Ecco. Quindi poi abbiamo questo simpatico tegame di coccio storico ricchissimo e su cui assembleremo la ribollita. Verrà una sorta di lasagna, diciamo così, di pane, sì. E minestrone di verdure, sì. Più o meno, si può dire così. Sì, 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 sì. Ok, quindi sul fondo, più o meno? Sì, bravo, esatto. Si fa uno strato di pane. Qui lo può anche tagliare, sì, sì, perché sennò troppo pane no, Cioè si fa un piano di pane. Esatto.
Che poi il pane allarga, sì, bisogna certo. bagnato. Comunque, come si fa con le lasagne proprio, si prende la pasta o questa vasi di pane, giusto così? Giusto, giù perfetto, no, no, basta, basta, tanto poi appunto il pane dopo. Okay. Meglio avere più verdura che pane, ora loro mettevano forse più pane, ma non di so. Sicuro. Si va di già? Si può, va? Sì, beh. Questo è già caldo, sì. Lo spengi? Lo spengo. E poi, ecco, avviciniamo perché gocciola. Beh. E poi si fa così. Semplicemente si distribuisce sopra il liquido, eventualmente mantenetelo un pochino più per gli ultimi strati perché tanto poi tende a calare. Ok, eccolo, coprite bene di verdure. Bello cavolo nero. Beh, la base è quella, vedete com'è bello, mi sono rimaste integre le cotte, morbide, tene, anche le patate. Ecco fatto, è ora una tostata. E si fa la tostata, si va avanti fino a coprire il bordo, non c'è un... No, non c'è un limite. Un limite. Ovviamente poi dopo questo va sporzionato e risaltato, giusto? Sì, sì. Quindi se lo fai alto così diventa anche difficile da no. gestire. Ovviamente va lasciata riposare questa qui, almeno una notte, giusto? Una decina giusto, d'ore, diciamo. Sì, perché il pane quindi si deve impregnare. Si ricompatta bene. Tutto, perché il pane si disfa un po' e si ricompatta. Infatti la mattina dopo uno deve anche controllare che il pane sia ben bagnato. Esatto, se tante volte avesse assorbito troppo... Oppure po'... No, troppo no, perché uno nel ribollire lo fa eventualmente ritirare. Meglio un po' più sì, liquido che asciutto. Che secca, sì. Infatti di solito si aggiunge il liquido, perché ce ne vuole, perché il giorno dopo va quasi sempre aggiunto. Ok. Guarda, ce lo metto anche ora, ecco, vedi, ora. Io direi un altro strato, cioè? Che vuoi, dici? Va. No, devi te. Sì. Ci si entra? La vuole entrare, ci si entra. Ci entriamo, via. E si ricopre. E si ricopre tutto. Ora questa si fa affreddare completamente, giusto? Sì. E poi si mette in frigo. Esatto, coperta con una pellicola, coperta, con alluminio, comunque se col uno suo coperchio. Si sporziona, giusto? Sì. E si fa saltare in un padellino, poi dopo... Sì, 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 certo, mica qui dentro, va preso un altro bicchiere. Quindi qui si può usare una zuppiera se uno non ci avesse esatto, questo affare, o un altro coccio. Tegame. Ecco. Oh, alla fine, guarda, le dosi siamo lì. Hai visto? Guarda. Ne viene sempre tanta, sì. Questo liquido, mi raccomando, conservatelo in frigorifero, che domani senz'altro vi potrà servire. Sì, esatto. Se mettiamo un po' più di verdure, ma il liquido lasciamo. Si vede tra qualche ora. Perfetto. Ok, siamo a scaldarla. Eccola adesso. Qua, messa qua questa vecchia padella di ferro. Vedi, questa... Ovviamente va bene anche una padella normale. Certo, certo, la propria acciaio no, ma insomma, una certo, padella normale. Ok, perché comunque deve ritirare eventualmente ci fosse del liquido. Sì, ok, noi qui, come si è detto ieri, abbiamo conservato il liquidino, il brodo. Diciamo così, giusto? Sì, giusto, per aggiungere okay. l'eventualità. Se servisse. E questa va fatta saltare e un po' rompere il pane. Sì, deve proprio per venire quanto? Un... dipende, da, va lavorato. Va lavorato un po' così. Comunque diciamo 5 minuti. Sì, 5 minuti. Fuoco anche abbastanza alto. Sì, sì, sì. Questa diciamo è una porzione abbondante. Ovviamente se la riscaldate per tante persone sì, va bene, ci vuole un recipiente un po' più grande. Quello in cui hanno cotto il brodo. Per sì, esatto. Il minestrone. Si deve, non dico attaccare, ma quasi. Perché okay. sia pronto, un po'. Sì, sì, questo però ci vuole questa padella qui. Con ci vuole. No, le antiaderenti non vanno bene, no. Sì, un wok, qualcosa, insomma, va un po' risaltata, ecco, poi non credo che. No, nulla di particolare, esatto. Va fatto così, anzi uno può anche smettere un attimino. Io ho l'abitudine invece purtroppo di girare continuamente, dentro. Sì, sì. Poi più che ribolle, lo potete anche ribollire il giorno dopo. Sì, bene, se anche già bollita, avanza, esatto, e ribollirla il giorno senza, dopo, anzi, senza problemi. Più ribolle più saporita viene. Così come congelarla, farla scongelare e poi risaltarla preciso, volta, tranquillamente, senza tranquillamente. Uno la surgela e la fa risaltare tranquillamente così. Teoricamente questa sarebbe, vedete già prende un pochino questa attacca, che non è attaccato, però sì, sì. All'idea, basta, ci siamo, pronta, fatto veloce. Era giusta di liquido, perché tutto dipende da com'era liquida. Eccola qua.
Sì, che poi il pane è uggioso perché se è più umido fuori, sì, meno umido, esatto. Cioè, se sente tutte le... è metereopatico il pane. Eccolo. Vedete la patinina leggera da attaccaticcio? Ma proprio leggera, non è niente. No, no, certo. Non è bruciata, se no prende il sapore. No, no, nulla. Va bene, vai, ora si mette a posto e si assaggia. È venuta perfetta, sembra proprio perfetta. La pronta. Giustamente ci dicono dalla regia dietro. Sì. L'ha messo l'olio a crudo. Olio crudo. Buono, poi si usa l'olio buono, lo toscano, si olio mette a crudo, un pochino sopra. Se uno può vuole il pepe. No. Sarebbe buono, tanti, prima insomma facevano così, tanti lo fanno, mangiare la ribollita con dei pezzetti di cipolla rossa. Cioè usare la cipolla a mo' di cucchiaio. A mo' di cucchiaio, è molto gradevole. È brucia, attenzione. Ok, ovviamente fuma come potete vedere. Eh sì, bella calda, io comincio io per prima. Certo, guardate. Occhio perché fatto brucia. Lo spettatore, ma tanto lo sanno che mi brucio sempre io, quindi... Lo so, brucia. Lo so, vedo, seguo. Com'è? Buona? Buona, buonissima, saporita. Buona forza. Anche un altro pochino d'olio, non ci stava male, però è giusto anche di sale. È troppo caldo ancora. Sì, di sale alla fine non è giusta. Non abbiamo la carotina, ecco. Poi se piace anche più, ancora più a crema. È giusto, secondo me è giusto. Però è giusta così. Ma buona. Quello uno lo vede sul momento. Questa è sana, fa bene. Costa poco. Dudo. No, no. Quindi... Arrivederci a tutti, alla prossima! Alla prossima, ciao!